Venerdì 8 febbraio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza e da Angelo Gagliano. Oggi vedremo come avere i contributi della regione per l'acquisto della prima casa e poi parleremo di un musical che è in arrivo all'ambasciatore di Catania dedicato a uno dei padri fondatori degli Stati Uniti e poi naturalmente parleremo con ospiti sul posto di Sanremo, quindi di canzoni, di abiti e anche di trattori. Attenzione se dovete viaggiare in aereo oggi, perché controllate il vostro volo, perché è in corso uno sciopero del comparto aereo, quindi controllate se è tutto a posto. Per quanto riguarda l'attualità, c'è una brutta notizia che arriva da Messina: il branco ha colpito da quelle parti un quindicenne picchiato e rapinato da quattro tunisini per pochi spiccioli. L'episodio è avvenuto in pieno centro e in città, a Messina, sale la tensione per l'escalation della violenza. Picchiato e derubato di pochi spiccioli dal branco in una villetta a due passi dal centro è il grave episodio che si è verificato a Messina, con vittima un quindicenne aggredito da quattro tunisini di età compresa tra i 19 e i 22 anni, alcuni con regolare permesso di soggiorno, altri in attesa di ottenerlo, tutti arrestati dagli agenti delle volanti della polizia appena qualche ora dopo l'aggressione. Tutto sarebbe avvenuto intorno alle 20, quando i nordafricani avrebbero convinto il giovane a seguirli all'interno della villetta della via Tommaso Cannizzara, quell'ora deserta. Lì hanno chiesto al giovane di consegnargli i soldi che aveva in tasca e al rifiuto del ragazzino hanno cominciato a colpirlo con calci e pugni anche al volto. Il bottino, appena 20 euro. Una volta scappati, il quindicenne ha telefonato alla madre, che ha fatto scattare l'allarme al 112. I poliziotti hanno trovato il giovane impaurito e in lacrime, sanguinante al volto, condotto in ospedale, è stato giudicato guaribile in 10 giorni. Grazie alla descrizione dei quattro, i poliziotti li hanno rintracciati ed arrestati. Per loro l'accusa è di rapina, ma sono in corso indagini per accertare se abbiano preso parte ad altri episodi del genere che si sono verificati in città negli ultimi tempi. L'aggressione di Villa Quasimodo segue di una settimana l'accoltellamento di un 12enne da parte di un 13enne al villaggio Aldisio, forse per vendicare un caso di bullismo, e sulla vicenda delle aggressioni in città è stata chiesta la convocazione urgente di una seduta del Consiglio Comunale. Svincoli chiusi, strade bloccate, verdura a terra, sale di tono la protesta degli agricoltori siciliani. Qualche schiarita è arrivata da Bruxelles, ma i manifestanti non sembrano intenzionati a fermarsi. 55 centesimi di spesa. E quanto costa produrli? 55 centesimi solo a me, questo. Hanno distrutto il loro raccolto in segno di protesta. Broccoli e cavoli macinati. Tanto, dicono, non ha senso venderli, visto che ci perdiamo. Una nuova manifestazione degli agricoltori siciliani. Siamo a Partinico, in provincia di Palermo, e nonostante i segnali incoraggianti da Bruxelles, gli agricoltori continuano a manifestare perché non sono soddisfatti. Bruxelles ci ha detto che la legge doveva entrare entro il 2030, verrà affermata, ma ad oggi vogliamo risultati. Il gasolio agricolo è altissimo, vorremmo che l'IRPEF è stata rimessa, l'IMU sono aliquote altissime. E sono queste le risposte immediate. Poi sì, le leggi fino al 2030 vanno bene, ma vogliamo qualcosa di immediato. Dietro di lei c'è una bara con dei broccoli, è un segno assolutamente tangibile, inequivocabile del vostro malcontento. Purtroppo è una scena che fa veramente piangere. Attenzione, passa indietro! Che i nostri prodotti bio, coltivati col sudore un anno a coltivare questi prodotti, e poi vengono distrutti. Perché? Perché il prezzo non compensa le spese. Protestando per la morte dell'agricoltura qua in Sicilia da noi, perché non si vende più niente. Questi broccoli che poco fa hanno buttato a terra, cioè alla media di 20-30 centesimi ce li pagano, quindi non possiamo andare avanti così. Prodotti di qualità che vengono venduti sotto costo, dicono gli agricoltori. Troppo basso, non si può lavorare. L'uva quale? L'uva è troppo bassa, non si può. 27 centesimi, 30 centesimi, come si fa a andare avanti così? Non si può andare avanti. E nonostante qualcosa si stia muovendo, gli agricoltori anche nei prossimi giorni continueranno a manifestare.
I quotidiani ne parlano, anzi sì, ne parlano un po' tutti i quotidiani. Cominciamo con la prima pagina stamattina del Giornale di Sicilia. Il titolo principale è proprio questo: i trattori bloccano la Sicilia, svincoli autostradali chiusi sulla Palermo-Trapani, ingorghi pure sulle statali, la protesta adesso paralizza la circolazione, anche molti sindaci al fianco degli agricoltori. E è una giornata ancora di protesta quella di oggi, da Sciacca a Siracusa, oggi altri raduni, uso uno scandalo, i prezzi bassi alla produzione e ancora i fronti nazionali, niente manifestazione a Roma, Ariston sarà letto un comunicato. Questo è quello che scrive il Giornale di Sicilia. Restiamo proprio sul Giornale di Sicilia perché ci sono ovviamente anche altre notizie. Inevitabile il riferimento anche a Sanremo, Vortice, Teresa sul festival, lo share sempre oltre il 60%, oggi cover e duetti, la palermitana Mannino si prende la scena della terza serata con le sue battute irriverenti, Amadeus cerca di spegnere il caso Travolta, i sospetti su una pubblicità occulta di scarpe, lo show decolla con i super ospiti da Ramazzotti a Morandi a Russell Crowe. Questi dunque i temi del Festival di Sanremo, ma c'è anche la politica sulla prima pagina del Giornale di Sicilia, centrodestra in tilt, gelo all'ARS, frenata sulle altre leggi, dalla sanatoria ai consorzi di bonifica. E poi ancora la cronaca, il genero di Totò Riina, arrestato a Malta, deve scontare una condanna per frode. Lasciamo la prima del Giornale di Sicilia e adesso siamo sulla Sicilia di Catania, eccolo qui, trattori, Salvini cavalca la lotta, c'è uno scontro nel governo e polemica con Fratelli d'Italia, oggi un corteo entrerà a Roma, in Sicilia la regione prepara misure di emergenza contro la crisi. Per invece Sanremo, anche qui vedete la foto con la Mannino, Nostra Signora, questo è il titolo scelto dalla Sicilia, fra Ama, le canzoni Russell Crowe, sul palco di Sanremo rompe l'ironia di Teresa Mannino. Lasciamo i titoli, i due principali titoli, però ci occupiamo ancora della Sicilia con la politica. Crisi, il penultimatum di Schifani. Al prossimo alt scelte importanti. La regione, dopo la bocciatura delle riforme delle province, c'è stato questo vertice tra il presidente della regione e il presidente dell'ARS. Galbagno dice discolpa Fratelli d'Italia, una linea trasparente, i garanti erano altri, quindi evidentemente bisognerà trovare adesso dove stanno questi franchi tiratori. Le vicende che riguardano invece la politica nazionale, sul decreto Cutro, la Corte dell'Unione Europea si pronunci su fideiussione per i migranti, cioè 5.000 euro che venivano chiesti, quindi rinviato tutto alla Corte Europea. A Malta è stato arrestato per frode ed estradato il genero di Totò Riina. A Catania una terapia innovativa per il piccolo Simone che ritrova forza e speranza. Poi le pagine interne, quindi vediamo che cosa è successo, cosa sta succedendo alla regione. Schifani, riprendendo il titolo della prima pagina, lancia il penultimatum, ma al prossimo alto scelte importanti, il governatore nel bunker di Palazzo d'Orléans, bilaterali con Cuffaro e Galvagno, poi gli altri partiti, ma a conti fatti può contare solo su 8-9 fedelissimi, quindi insomma situazione non è facile, delicata, assolutamente, ma dall'altra parte non si sta meglio, a parte i proclami che abbiamo sentito, il campo progressista Di Paolo del Movimento 5 Stelle rintuzza Scateno, prime schermaglie sulla leadership. Ieri abbiamo sentito Cateno De Luca, diceva io sono pronto, adesso dal Movimento 5 Stelle arriva in qualche modo l'alto, diciamo. Esatto, bisogna fare attenzione dove stai andando. Galvagno scagiona Fratelli d'Italia, una linea trasparente, i garanti erano altri, mi avevano rassicurato, tutto sereno, mal di pancia, non intercettati, quindi evidentemente c'è qualcosa che serpeggia in maniera sotterranea. Adesso invece
le vicende più strettamente legate alla città di Catania. Siamo proprio sulla pagina dedicata a Catania dalla Sicilia. Se la tecnologia frena la sicurezza, attivo solo un quinto delle 403 telecamere finanziate dal Ministero ed installate in città. Beh, un quinto di 400 quanto è? Pochissimo, neanche 100. Dopo lo stupro alla Villa Bellini torna attuale la questione videosorveglianza. Ferraro, criticità tecnologiche in via di risoluzione. Vedremo di capire qualcosa in più certamente. E poi ancora altra notizia. I funzionari infedeli sono stati condannati a risarcire l'ANAS. L'inchiesta Buche d'Oro sui patti corruttivi della manutenzione stradale. Rimborsi per 430.000 euro. Questo devono restituire. Questi funzionari. Ieri un banale incidente ha trasformato la circonvallazione in una trappola. Automobilisti prigionieri per il secondo giorno consecutivo lungo la circonvallazione in direzione centro, dopo lunghe code che si erano registrate mercoledì. Il traffico è rimasto congestionato più o meno allo stesso orario. Le auto sono rimaste incolonnate per più di un'ora nel tratto Tranesima fino all'altezza di Santa Sofia. Quindi, insomma, una sorta, cioè, è difficile, è un calvario davvero. Ma torniamo alle 403 telecamere, o quantomeno a un quinto di queste telecamere che funziona. Lavoriamo alle criticità, il capo di gabinetto del comune, obiettivo averle presto funzionanti, coperti tutti i parchi e le zone più a rischio. Ho fatto il conto, ho fatto la divisione, sono 80. Sono 80. 80. Ecco. C'è di più, adesso torniamo alle indagini per lo stupro avvenuto alla villa. Sì. Il neo diciottenne avrà iter da adulto e sono già stati depositati due ricorsi al riesame, quindi insomma ci sarà ancora un seguito da questo punto di vista. E adesso invece leggiamo sempre di vicende legate a Catania, riaprire presto il consultorio, questo il titolo. Trantino si è detto disponibile a riassegnare gli immobili con un bando. Gli attivisti, i fatti della villa dimostrano che servono presidi antiviolenza come questo. Questo è il risultato dell'incontro. Da Catania andiamo a Palermo, siamo su Repubblica Palermo. Niente è cambiato, il titolo con foto a corredo. 7 mesi dopo la violenza di gruppo al Foro Italico, traditi tutti gli impegni presi da politica e istituzione per bonificare l'area dove si consumò il crimine che sconvolse l'intero paese. Il cantiere dello stupro è ancora nel degrado e anche nell'insicurezza. Questo è dunque la fotografia, ma attenzione, c'è il caso segnalato da Repubblica, il regolamento della Movida, il comune l'ha. Ancora? Adesso andremo a vedere qualche cosa. Sono 2 mesi che ne parliamo. È ancora, ancora fermo. E a proposito dello stadio, siamo occupati ieri in qualche modo dello stadio di Palermo. Palazzo delle Aquile e Palermo Calcio cercano un'intesa per salvare lo stadio Barbera da quello che è la situazione in cui si trova. C'è anche la politica sulla prima di Repubblica Palermo. Schifani prova a ricucire la maggioranza e c'è la mina sanatoria che evidentemente in arrivo. Tensioni anche comunque nel centro-sinistra, stamattina riportano i quotidiani. Leo Luca Orlando, governo arrogante, le europee, io pronto. Queste sono le sue parole. Ma allora andiamo dentro, vediamo un po' che cosa sta succedendo. C'è un reportage per l'appunto. Cantiere dello stupro, niente è cambiato. 7 mesi fa al Foro Italico la violenza del branco, tradite le promesse di politiche e istituzioni sulla messa in sicurezza. L'area è ancora abbandonata, senza illuminazione, aperta in più punti, ad alto rischio. Una terra di nessuno dove regna il degrado. Questa è la situazione che viene raccontata questa mattina sulle pagine, anzi all'interno del giornale La Repubblica, edizione Palermo. E siamo sempre a Palermo, il Consiglio Comunale è in stallo, regolamento della Movida rinviato a data da destinarsi. Ieri c'è stata una seduta che è saltata nel testo visionato dalla maggioranza, cassate le indicazioni della prefettura. Quindi insomma non è un momento certamente felice da questo punto di vista, ma non si sta meglio neanche all'Arsa, voglio dire, la distanza non è tantissima da Palazzo delle Aquile alla presidenza della regione.
La maggioranza Schifani prova a ricucire, ma c'è la mina della sanatoria edilizia in agguato. Il governo incontra, il governatore incontra il presidente dell'AS Galvagno. Non saranno più accettati incidenti come quello che ha fatto naufragare la riforma delle province. Tensioni anche nelle opposizioni, come abbiamo detto, sulla leadership. Abbiamo sentito per l'appunto Di Paola del Movimento 5 Stelle, insomma, dare in qualche modo l'alto là a Cateno De Luca, che già si era fatto avanti, si era proposto come alternativa, come uomo pronto a raccogliere il testimone per la presidenza della regione. Restiamo sempre a Palermo, stavolta però cambiamo tema, non stiamo parlando di Movida, non stiamo parlando di politica, ma parliamo però dello stadio. L'impianto, lo stadio Barbera, Comune e Palermo cercano un'intesa per salvare lo stadio. Le parti stanno discutendo del canone di locazione del Barbera, ma sullo sfondo si fa strada l'ipotesi della concessione pluriennale. Ieri a Palermo c'è stato anche il presidente del CONI, che ha firmato una convenzione con la procura anche sugli episodi di violenza sessuale e le molestie che possono capitare, che capitano spesso nel mondo dello sport, e ha parlato anche proprio dello stato dello stadio Barbera di Palermo. E adesso invece parliamo di Catania, lo facciamo sempre su Repubblica. Il caso Catania, il comune senza soluzione per il consultorio sgomberato, l'incontro tra le attiviste e il sindaco Trantino si è risolto sostanzialmente in un nulla di fatto, come abbiamo già sentito, avuto modo di ascoltare. E poi c'è una bella storia, suor Chiara, angelo delle donne vittime della tratta, per me sono figlio, una bella testimonianza nelle pagine interne di Repubblica Palermo. Abbiamo adesso la prima pagina della Gazzetta del Sud, eccolo qui, il titolo è 30 milioni per salvare le coste, via ai lavori d'urgenza a Galati, altri programmati fra Giampilieri e Rodia, Messina, tutti i progetti del Comune e della Regione per ridurre gli effetti dell'erosione. E poi vedete la villetta dove si è consumata l'aggressione dei quattro tunisini contro il ragazzino per appena 20 euro, Messina 15enne pestato e rapinato, il ragazzino 15 anni preso a calci e pugni e poi rapinato nella villetta Quasimodo da quattro tunisini di età compresa tra i 19 e i 22 anni, i componenti del branco sono stati subito fermati e arrestati dalle volanti dopo l'allarme lanciato dalla mamma della vittima, che aveva ricevuto una telefonata dal figlio. La rapina ha fruttato ai malviventi 20 euro, è successo intorno alle 20 di sera di lunedì scorso. Poi ancora a Taormina, evasori dell'IMU, l'ex provincia nell'elenco dei morosi. Palazzo dei Giurati ha richiesto e ottenuto dalla città metropolitana un totale complessivo di 31.375 euro per un'imposta non pagata nell'anno 2021. Ma a proposito di vicende legate alla politica, vedete l'ARSA paralizzata da veti incrociati, congela le riforme programmate, Schifani incassa la sconfitta. E all'interno proprio possiamo vedere cosa scrive stamattina la Gazzetta del Sud: la faida del centrodestra blocca le riforme. In scena lo scaricabarile sulle responsabilità politiche, che ha fatto scattare la rappresaglia dei franchi tiratori contro il governo Schifani, e le norme programmate vanno in soffitta. E poi vedete, il governatore si limita a lanciare segnali di fumo, questo è il titolo, il sostegno garantito dal presidente dell'ARS che tenta di ricucire quelli che sono gli strappi all'interno della maggioranza. Mi fermiamo qui per la rassegna stampa siciliana, fra poco i quotidiani nazionali, state con noi, buongiorno Sicilia. Un'occhiata ai quotidiani nazionali con il nostro Angelo Gagliano. Allora Michele, guarda, il titolo di punta stamattina è quello dei, sui trattori, inevitabile. Il Corriere della Sera scrive: trattori, marcia su Sanremo e al festival, è un caso l'esibizione di Travolta, critiche, accuse di pubblicità occulta anche. Per quelle scarpe bianche. Amadeus leggerà una nota a proposito dei
gli agricoltori. Noi sul palco invadiamo la città, c'è tensione fra quindi Lega. C'è per il momento un braccio di ferro, la Madrazo dice io leggo un comunicato e loro dicono no, dobbiamo salire sul palco, vedremo nelle prossime ore. E poi ancora Biden, il report che imbarazza, un anziano non ricorda più, questo è quello che scrivono su questo report, la corte, sono carte segrete. Su evidentemente quelle che sono le condizioni, non ricordava quando morì suo figlio e neppure gli anni in cui era stato vicepresidente Barack Obama, e quindi sono queste le cose che sono state evidenziate. Poi sulla prima pagina vedete Zelensky che cambia la guida militare, Putin non attaccherò i paesi NATO, sono le due notizie. Questo, l'ex generale comandava le truppe in Ucraina, Zaluzny, arriva Sirski, il colloquio dello Zar con Carlson che insomma in questa intervista rivela che non attaccherà paesi della NATO. Poi l'eredità Agnelli, John Elkann indagato a Torino. E allora, visto che abbiamo la possibilità, possiamo leggere subito le pagine interne su questa protesta. La protesta, le proteste, l'IPEF agricola, alta tensione tra Lega e Fratelli d'Italia. Il carroccio, lo stop all'esenzione, errore del governo, Foti, deciso insieme, Giorgetti, valutiamo. Insomma c'è un po' di confusione su questa vicenda dei trattori. Cioè la Lega appoggia un po' di più. I trattori, esatto. Gli agricoltori. I trattori a Sanremo minacciano il festival, se non ci date il palco domani saremo tutti qui, la linea della RAI, Amadeus stasera leggerà un comunicato. Per adesso questa è la situazione, il tema viene ripreso anche da Repubblica. Guerra sui trattori nel governo, Lega e Lollobrigida si accusano. Il capogruppo alla Camera Molinari punta il dito sulla cancellazione delle esenzioni IRPEF agli agricoltori, un errore, Salvini rincarra la dose, replica il ministro, norma decisa dal MEF, lì ci sono loro, la Premier non riceverà la delegazione. Questo è il quadro che viene raccontato da Repubblica, e ancora la stessa Repubblica, la RAI respinge i trattori del festival ma senza palco, invadiamo Sanremo, questa è la sintesi. Anche la Stampa, trattori in panne, vedete, annullato il sit-in di Roma e annunciano anche una marcia limitata a 4 mezzi, a Sanremo la protesta si riduce ad una nota di Amadeus, la RAI ci teme, questa è la reazione degli agricoltori. Ma non è finita, perché anche Libero stamattina, ultimatum dei trattori, se non saliamo sul palco del festival invaderemo Sanremo, questa è la situazione. Diciamo, abbiamo visto quello che è la notizia principale del giorno trattata da un po' di quotidiani. Adesso torniamo sulla prima pagina, stavolta su Repubblica, il festival marchiato dal caso Travolta, Amadeus riparte da Eros e dall'auto ironia. Peccato che la foto invece riguarda delle mucche. Riguarda i trattori che sono sull'altro titolo. Parlano di Travolta e mostrano le mucche. L'esercito ucraino ha un nuovo capo, guerra nella fase 2, Putin parla agli USA, in ginocchio a Mosca, l'ex anchorman Fox, insomma un po' duro forse questo titolo, la Corte Suprema lascia aperte le urne alla corsa di Trump. Quindi insomma ci sono un po' di curiosità in più su queste prime pagine, su questa prima pagina di Repubblica. Allora leggiamo qualche cosa a proposito di quanto scritto da Repubblica. USA, Putin parla ai seguaci di Trump. Stop arma a Kiev, troviamo un accordo. Lo zar intervistato da Carlson mette, mentre il Senato approva un nuovo pacchetto di aiuti all'Ucraina. Questo discusso giornalista è appunto insomma, accusato, diciamo, considerato vicino alle posizioni diciamo, di Trump e dunque anche Putin. Perché insomma, esatto. In qualche modo. E poi siamo invece in Ucraina, stavolta con la Stampa, perché c'è la storia di questo generale che è stato licenziato, Zelensky ha licenziato il capo insomma, delle forze armate, popolarissimo capo delle forze armate, serve un piano d'azione per il 2024, non era soddisfatto da quello che evidentemente Beh, si stava... Non stanno andando bene le cose per Zelensky in assolutamente, Ucraina. Assolutamente no, siamo adesso invece sul Messaggero, e dal Messaggero vediamo la prima pagina, in trattore al centro di Roma, salta il sit-in degli agricoltori a Piazza San Giovanni, autorizzato un corteo di 4 mezzi,
le frange più dure impresse su un Sanremo, il messaggio di questa sera sul palco, non basta, questo è il titolo. E poi attenzione, c'è una curiosità che arriva dal mondo del calcio, c'è una novità che sta per essere introdotta, e qual è? Quella del cartellino blu. C'è una tentazione della FIFA, l'espulsione anche a tempo, cioè a un certo punto a un giocatore, anziché quello giallo oppure quello rosso, verrà esibito un cartellino blu, un'espulsione a tempo, vedremo se avrà il via libera dalle autorità competenti. Poi il sindaco di Terni, o ex sindaco di Terni, Bandecchi sui social: mi sono dimesso, Terni rebus sindaco. Il colpo di teatro dopo 9 mesi di polemiche, correrò alle europee, però manca l'atto formale di queste dimissioni. Al momento, diciamo, ancora un giallo. È un annuncio, per adesso è soltanto un annuncio. Ancora prime pagine di questa mattina, vediamo il giornale. Sanremo travolta, questo è il titolo scelto, polemiche senza fine. Eccole le scarpe. Eccole le scarpe, quelle diciamo che sono oggetto di discussione, che pare insomma sia pubblicità occulta. Poi c'è l'eredità Agnelli, perché indagato è John Elkann, inchiesta della procura sulle fiduciarie della famiglia, l'esposto di Margherita. Annullata la protesta di Roma, parliamo ancora di trattori, sgravi sull'IRPEF, salvi i trattori, ma questo ancora non basta. Siamo su Avvenire, il titolo principale lo vediamo insieme. Non sono sbarcati, tragico naufragio in Tunisia, 13 morti, 27 dispersi, il decreto Cutro alla Corte dell'Unione Europea, il Papa: se chiudiamo occhi e orecchie siamo complici dei trafficanti di persone. Beh, bisogna dire la verità che sono gli unici che mettono in rilievo queste tragedie, ormai non siamo proprio quasi, diciamolo pure, indifferenti. Tregua sempre più difficile, siamo in Medio Oriente, gli USA pressano Israele, timori per il possibile raid su Rafah, che viene sconsigliata assolutamente dagli Stati Uniti. Il titolo del Fatto Quotidiano, lo sottolineo, lo vorrei fare vedere a tutti: Sgarbi va via. E ancora leggiamo quello importante, il dopo, chiedo scusa, vediamo un po' se riusciamo: il Ministero controlla quadri e arredi. Sgarbi, che ci sia tutto, per vedere che ci sia tutto. Questo è il titolo stamattina del Fatto Quotidiano. Siamo su Libero, eccolo qui: dai trattori a John Travolta, Sanremo finisce in VAC, stavolta la notizia accompagnata anche dalla foto giusta. Gli agricoltori con una mucca davanti all'Ariston minacciano, non basta un comunicato, vogliamo il palco. E la scenetta con l'attore USA è talmente brutta da diventare un caso politico. Questa è la situazione. Lasciamo anche Libero, il Tempo credo, per fare vedere sì, la sì. Prima pagina del Tempo, guarda caso. Sprechi stellari, i disastri grillini si tiene a puntualizzare. L'INPS certifica lo sperpero del reddito di cittadinanza, è costato 34,5 miliardi, una finanziaria praticamente. La voragine nei conti pubblici, aperta anche dai bonus edilizi, pure per il 100% in fumo, 100 miliardi. Conte fa saltare il giurì d'onore, non scappo con il pallone, volevano fare vincere Meloni. Queste sono le sue parole. Siamo in il trattore, ora vogliono negoziare, questa è la notizia. E poi vedete, chiudiamo proprio con questa fotonotizia: il festival di Sanremo scivola sul ballo del qua qua di Travolta. E poi vedi che cosa dice Sinner. Mamma mia, che sarvata! E va, ci bene. Fermiamo qui. Cioè, su Sanremo torneremo fra poco, avremo diversi ospiti. State con noi, intanto diamo un'occhiata al tempo. Buongiorno Sicilia. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo, giornata di venerdì che vedrà maltempo diffuso al nord e sulla Toscana per l'arrivo di una perturbazione atlantica che porterà precipitazioni e nevicate sui settori alpini. Al centro-sud e sulle due isole maggiori sarà una giornata all'insegna del bel tempo. Sulla Sicilia infatti l'alta pressione dominerà la scena meteorologica, garantendo una giornata soleggiata, stabile asciutta con cielo sereno, al più lievi velature di passaggio. Il tutto con temperature massime diurne ancora una volta al di sopra della media stagione.
stagionale. Localmente si sfioreranno anche i 23-24 gradi. Cambierà poi lo scenario meteorologico nella giornata di sabato. La perturbazione coinvolgerà il territorio siciliano, determinando precipitazioni diffuse, in particolar modo nella seconda parte della giornata, con nevicate sull'Appennino a partire dai 1800 metri di quota. Attenzione anche ai venti, che saranno tempestosi con possibili mareggiate lungo le coste esposte, il tutto con temperature in lieve calo. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12.50 e 19.20 c'è chi la vuole cotta. Questo promo è straordinario, mette assolutamente di buon umore, spero anche voi, e sicuramente metterà di buon umore la nostra Tatiana Incardone, che abbiamo in collegamento. Ciao, buongiorno e benvenuta. Buongiorno Sicilia, buongiorno Michele, buongiorno Angelo. Buongiorno. Allora, lei è un'inviata di Radio Studio 90 Italia e con lei cominceremo a dare le paselle, ma cominciamo dal look prima di tutto. Ma voglio ricordare che Tatiana è un critico di moda, un esperto di tendenze, di fashion, eccetera, e la sua rubrica, il suo programma Stile, la radio fa tendenza, è in onda su Radio Studio 90 Italia. Allora Tatiana, stai guardando il festival, quale, vogliamo dare un po' di pagelle sui look? Assolutamente sì, mi diverte tantissimo, ma credo che diverta un po' tutti, non solo gli esperti del settore. In diretta dalla Città dei Fiori, oggi un po' uggiosa devo dire, per raccontare appunto da vicino quello che la kermesse canora più attesa dell'anno ci regala. E come critica di moda non posso che soffermarmi sui look. Vorrei, se mi concedete, dire giusto due parole prima, perché in questo momento storico, come non mai, moda e musica vanno di pari passo, sono complementari e funzionano meglio insieme per arrivare al loro ultimo fine, cioè veicolare un messaggio. Gli artisti sul palco dell'Ariston trasmettono la loro personalità e veicolano un messaggio non solo con l'arrangiamento musicale e col testo delle canzoni, ma col loro look. Riflessione molto giusta, molto acuta. Non so se è d'accordo John Travolta con le sue scarpette bianche, lo vedremo. Michele, più a proposito di questo, ieri sera Alfa, quando è sceso a presentare il suo collega, aveva un adesivo per coprire il logo delle sue scarpe. Ecco, hai visto? Così si fa. Brava. Per evitare ogni dubbio. Brava Tatiana, che ci ha fatto notare chi è più corretto e chi forse un po' meno. Ma da chi cominciamo a guardare un po' il look? Comincerei dalla co-conduttrice di ieri sera, Teresa Mannino, che nonostante pare che gli ascolti non siano andati benissimo, lei ha portato quella leggerezza, quella freschezza e quella simpatia che la contraddistingue. Interessante notare come ieri mattina in conferenza stampa Teresa Mannino aveva annunciato sicilianità sul palco. In effetti, oltre a lei stessa, i suoi look sono curati da Fausto Puglisi, direttore creativo adesso di Roberto Cavalli, ma messinese è suo caro amico. Quindi Palermo, Messina, c'è cioè mezza Sicilia là sopra. Una grande sicilianità, poi c'era appunto anche Fiorello, ma soprattutto ricordiamo, non tutti sanno che Fausto Puglisi è il designer che ha creato l'abito di Belen della Farfallina. Ah, quindi è un artista, è proprio Bacco. Lui, molto quotato nel mondo della moda. Britney Spears. Quotato e invidiato anche forse. Vabbè. Veste le più belle. Senti, ma con quell'abituccio di Teresa Mannino dove si può andare? Perché... Ma devo dire che quello che dicevo inizio puntata, no? Veicola un messaggio l'abito. Lei con le piume applicate in quella parte della blusa, cosa voleva trasmettere? Leggerezza. Leggerezza, simpatia, ragazza della porta accanto pur vestita di seta. Ricordiamo che questo Roberto Cavalli è 100% seta, fatto in mano per lei e su di lei.
Ecco, a me, quindi, è piaciuta. Bellissimo, bravo. Quindi, proprio la simpatia. Classe e leggerezza contemporaneamente, molto bene, evviva. Esatto. Chi ti ha colpito ancora? Quanto gli dai di pagella? 8, 7, 5, 6? Sì, sì, le diamo un 7 e mezzo pieno. 7 e mezzo pieno, benissimo. Sì, ovviamente ho portato un paio di commenti, visto che erano tanti gli artisti. Il fil rouge di questo festival pare sia il nero. Il nero, ma anche il bianco, i colori non colori predominano finalmente il palco. Un po' di eleganza, io sono molto contenta. Non ci sono grandi stampe o pattern, giusto per due o tre artisti che dopo vedremo, ma soprattutto i ragazzi si sono lanciati verso un vezzo. Pagliette e lustrini sulle giacche. Ho portato come esempio il 3 che ieri sera si è esibito per primo, quasi tutti gli artisti uomini, sì, eccolo, il 3 tra l'altro che è entrato nella top 5 ieri, quindi è stato molto votato dal pubblico da casa, ecco, abito nero, blusa oppure blazer e pantaloni con paillette. Non mi è piaciuto il fatto di scegliere un nudo sotto la giacca come fece anche la prima sera. Infatti lo criticai anche la prima sera. Aspetta, ferma Tatiana, il nudo sotto la giacca non va bene, quindi... Allora, va bene magari per l'after party, come tu sai Michele, qui dopo la diretta ci sono un sacco di feste, si può andare a festeggiare con lo staff, col team, però per calcare un palco del genere che ha visto veramente le esibizioni dei più importanti e rappresentativi cantautori italiani, secondo me il look dovrebbe anche essere adatto a quel tipo di performance. Giusto, quindi Angelo, non mettiamo il nudo sotto la giacca quando conduciamo Buongiorno Sicilia, se no Tatiana ci fa neri. Quanto gli diamo al 3? Che voto diamo? Gli diamo un 6. 6, vabbè, finora tutti promossi. Poi chi c'è? Tutti promossi. Poi c'è una ragazza che per il grande pubblico forse è una scoperta, per me è una conferma. Di origine milanese ma da adozione newyorkese, una ragazza preparatissima con una potenza vocale unica, una voce molto particolare, suona e canta nei club di tutti gli Stati Uniti. Per il grande pubblico non è qui in Italia molto conosciuta se non per un featuring che ha fatto con Achille Lauro la scorsa estate. Parlo di Rose Villain, una ragazza oltre ad essere bravissima con una grande padronanza del palco. Eccola in una tuta di raso stretta firmata Balenciaga, uno spettacolo. Questo è il nero più elegante possibile, è vero? Questo è il classico nero da grande serata. Esatto, da grande serata. Lei bellissima, padroneggia il palco con una sicurezza invidiabile, sì. Una bella voce, una bella ragazza, secondo me potrebbe fare anche spettacolo. E mi piace, in questo look è veramente una femme fatale dolce. Perfetto, lei mi sa che merita un voto più alto, ho l'impressione. Noi le diamo 9,5. 9,5, uela, Rose Villain, 9,5, alla grande. A proposito di donne, di nero, sì. Vorrei farvi notare una trasformazione che ha avuto la prossima artista che presento, cioè Alessandra Amoroso. Alessandra. Da ragazzina si è trasformata in donna. Anche lei sceglie il nero e anche lei sceglie Fausto Puglisi. Il famoso design di Roberto Cavalli che veste la mandina, ne ha vestite tante. Quindi com'è da ragazzina è diventata donna? Donna. Come una farfalla, fantastico. Come una farfalla. Lei ieri in conferenza diceva: non mi sono mai presentata al festival perché non avevo la canzone giusta. Forse questo è l'anno, in effetti lei è entrata anche ieri tra i primi 5 più votati. Sì. Però non mi piace tantissimo. No? La fa un po' sciura milanese. Ah, sciura milanese, così. Però è terza in classifica. Ieri sera è arrivata terza. Esatto. Quindi, piace molto al pubblico. Aspetta, rivediamolo un attimo e vediamo il voto che dà la nostra Tatiana Cardone. Allora, eccola qua, voto. Ecco qua, 6. 6, siamo scesi. Però c'ha la sufficienza, insomma. Vabbè. Sì, sì, ha la sufficienza perché comunque è un abito molto bello. Però sai, spacco lungo, sì. I cut sotto le spalle, sì. Le spalline sottili, troppo, sì. Too much. C'è un po', di confusione lì sotto i capelli. Esatto. E poi anche il fatto del wet, è andato tantissimo questo capello a effetto bagnato, il wet hair. Secondo me con questo tipo di abito non si sposava alla perfezione. No. Però... Va bene, andiamo avanti. Allora, chi c'è ancora? Andiamo avanti. Come dicevo, no? Che il look trasmette il messaggio del cantante. Adesso ho portato 3 esempi, gli ultimi 3, poi magari se vi va chiudiamo, che rappresentano proprio questo.
La prima è Angelina Mango. Ah, che ieri sera è uscita prima, è riuscita prima, è vero? Mi pare. Esatto, esatto. Figlia d'arte, lo sappiamo oramai tutto, bravissima, perché comunque è cresciuta a musica e pane. Non sbaglia una nota. Non sbaglia una nota. Sì. E poi balla benissimo, ho visto ieri sera. Balla benissimo. Soprattutto, sai Michele, l'Accademia della Crusca ha dato 9 al testo di questa canzone. 2 giorni prima che cominci il festival, l'Accademia della Crusca analizza i testi e dà dei voti. Per cui la sua è la canzone che ha avuto il voto maggiore. Quindi è in lizza per vincere, diciamo. Secondo te vince lei? Secondo te? Ha ottime probabilità, sarà sul podio. Sarà sul podio, questa è la previsione della nostra Tatiana Incardone. Invece parliamo quindi del suo abito. Per quanto riguarda il look, ecco. Lei rappresenta, lei parla di questa cumbia nella sua canzone, che è un ballo tipicamente latino, molto focoso, e quindi è vestita da gitana. È gitana. Vestita da Etro, direttore Marco De Vincenzo, con degli abiti fatti appositamente per questa canzone. Tutti i suoi look ricordano una vecchia gitana, una zingara. Ma cos'è? Seta? Il tessuto cos'è? Questo è un jacquard. Ricamato a mano. È bellissimo, è elaboratissimo. Molto particolare. Molto particolare. Che voto merita? Com'è la sua performance? Angelina, quanto gli diamo? 7,5. 7,5, beh, è un ottimo voto, direi, alla grandissima. Chi c'è ancora sotto i tuoi Gali, riflettori? Un altro maschietto. Ah, Gali. Bene. Che piace tanto, sai, il radio è tra i più trasmessi, almeno da noi da Studio 90 lo richiedono tantissimo. Sì. Ieri sera è uscito secondo. Esatto, eccolo. Ieri si è presentato come Michael Jackson. È vero. Ha preso ispirazione dal look di Michael Jackson, a lui piace tanto, infatti spesso lo imita anche nelle performance. Sì. Devo dire che ieri sera ha fatto centro. Centro, vero? Sì, gliel'ha prestato Michael Jackson quel giubbotto? No, è un'azienda che si chiama Casablanca, però sai, ogni artista adesso ha lo stylist, che è una figura intoccabile dello staff. Come si chiama? Stylist. Che va a cercare per l'artista i capi, anche di diversi brand, li mette insieme e crea i look. Giusto. Giusto, quindi quello... E quindi gli artisti non si muovono più senza stylist. La sua stylist ha trovato questa giacca di Casablanca fantastica, che è un blazer tutto ricamato, anche questo a mano, con applicazioni una per una a mano. L'effetto è veramente spettacolare. Fantastico. Senti, ti vedo entusiasta. Non mi dire che voto gli dai? Beh, 8. 8. Per il momento è secondo in classifica, Gali. In testa abbiamo Rosvillain con 9,5. Rosvillain non si batte. Va bene, vediamo sotto. Però a chi tocca. Chiuderei. Con questi ragazzi, la SED. Non so se hai avuto modo di seguirli o sentirli parlare. La SED. Un gruppo amato dai giovanissimi, Generazione Z, che raccontano come la musica li ha salvati nella loro vita. Non sembrerebbe dalla fotografia che le abbia salvati, mi pare che sia un po' ancora in difficoltà. Sto scherzando, continua tu che dici le cose giuste, Tatiana. No, si è frizzato un po' il segnale. Oh no, in questo momento. Abbiamo detto la battutaccia e Tatiana ci ha mollato. Io volevo dire una cosa sul suo look, il look di Tatiana, che è bellissimo. Volevo farle una sorpresa e dirle che le avrei dato 10. Se tu sei d'accordo, Angelo, ma sì. Purtroppo aspettiamo magari di avere di nuovo il collegamento, magari. La stiamo richiamando, quindi vediamo un attimo, speriamo che non abbia il telefono occupato con qualcun altro perché è molto richiesta Tatiana, quindi avete sentito con quale queste sono le mie mani, avete sentito con quale padronanza ha studiato molto bene, diciamo, gli artisti dal punto di vista proprio del look. Ecco, ce l'abbiamo di nuovo. Tatiana, ha continuato a parlare, come si dice, con i muri, perché noi non c'eravamo. Scusaci, perdonaci. Qui anche piove, per cui magari... Ho una brutta giornata oggi. Va bene, noi eravamo arrivati a... abbiamo superato Gali con 8. Gali, parlavamo dei La Sed. Eccoli qua. Questi ragazzi... che grazie alla musica hanno riuscito a superare momenti difficili e veicolano un forte messaggio, lo vediamo dai loro look.
Qual è il messaggio? Qual è il momento, fammi sentire, sì, il messaggio che disse Tatiana. La loro canzone si chiama Autodistruttivo. Racconta del suicidio dei giovanissimi ai quali spesso neanche i genitori riescono a dare aiuto. Per cui loro portano sul palco ragazzi disturbati e lo vediamo dal loro look. Beh, devo dire che non ci avevo fatto caso ed è molto importante. Loro hanno anche fondato un'associazione per aiutare, con un numero fisso, per aiutare i ragazzi in difficoltà come lo sono stati loro stessi, in modo da poterli far parlare. Alla chiusura di ogni performance sul palco vi sono una rappresentazione di questi ragazzi. Per cui il messaggio è molto forte. Lo dicevo inizio collegamento, no? Veicola un messaggio, la canzone, il testo che ascoltiamo. Però il look è di primissimo impatto. Sì. È la prima cosa che vedi. Eh sì, direi, assolutamente. E come lo definiresti sto look? Scusa, un po'... Punk rock. Punk rock, giusto? Anche con le punte in alto. Tipico, no? Sì, punk rock, avevano dei dettagli un po' particolari, a parte le manette, avevano anche dei brani reggiseni delle donne attaccati ai jeans. Ma ti ripeto, Michele, io non amo questa tipologia di look, soprattutto per un festival importante come quello di Sanremo. Ma dietro c'è uno studio, cioè loro non scendono da quelle scalinate così come sono. È uno studio fatto da sociologi, psicologi, stylist, ovviamente vocal coach, e creano questo personaggio. Certo, molto importante. È un team. È molto importante quello che dici, perché poi devono raggiungere un pubblico particolare e toccare drammi purtroppo molto attuali, quali quelli dei giovanissimi che pensano di togliersi la vita. Che voto diamo adesso, Tatiana, a questi tre punk? 3,5. Ah, ecco, hanno meritato l'insufficienza. Beh, ragazzi, non posso fare altrimenti. È importante ciò che fanno nella vita. Io veramente sono giovanissimi. Però fanno però non, però, diciamo, non che il teatro dell'Arison Palco non va bene. Senti, look. Ascolta, ti volevo dire una cosa, ma su Amadeus vogliamo dire due parole, un mio amico, cerchiamo di dire due allora, parole. Allora, Amadeus, da sempre fedelissimo a Guy Macchiolo. Guy Mi Matteo. Piace molto la scelta di cambiare le giacche. Sì. Questa non l'ho amata. Non ti è piaciuta? Non mi è piaciuta, mi ricordava un po' una carta di cioccolatini. Sì. Non mi è piaciuta particolarmente. La sera precedente mi è piaciuto tantissimo. Com'era in nero? Sì, mi pare. Eccolo qua. Questo ieri. Il primo giorno era bianca, Mi è piaciuta molto. E poi ieri, cioè l'altro ieri era in blu. E io credo che il blu si sposi benissimo con lui. Beh, benissimo. Quindi che voto diamo complessivamente al look di Amadeus? Siamo un 7 pieno. 7 pieno, bene. Io me li sono segnati questi voti, perché poi naturalmente ce li giocheremo all'otto, Angelo e io. No, sto scherzando. Una cosa ancora ci aspetta di bello, perché stasera c'è la Satelle Cover, a parte che c'è una parentesi anni 90, ci sarà Gigi D'Agostino. Dalla Costa Smeralda, che suonerà dopo tantissimo tempo. Perfetto. Stasera dovremo vedere poi come va a finire la vicenda dei trattori, se Amadeus legge il comunicato oppure se questi salgono con i cingolati sul palco. No, non è vero, sto scherzando. Senti, possiamo darti noi la pagella qua del look? 10 pieno alla nostra Tatiana in cardone. Senti, ma grazie. È un look stupendo, perfetto per le 9-10. Senti, certo. Ma sul capo cosa indossi? Cos'è quel sbuca, una specie di cappellino? Sì. È un cerchietto. Ce lo fai vedere un attimo? Si può oppure crolla tutto? Crolla tutto. No, non crolla. No. Ah, bellissimo, guarda, è un cerchiettone, è una cosa proprio... Vabbè. È un cerchietto che poi riprende il velluto dell'applicazione di questa blusa. È il velluto dell'applicazione? Beh, quante cose abbiamo imparato stamattina da Tatiana in cardone, che ringraziamo moltissimo, grazie anche per aver scherzato con noi, perché noi scherziamo naturalmente, ma abbiamo apprezzato moltissimo le sue osservazioni puntuali. Grazie. Tatiana in cardone, buon lavoro a Studio Radio, Studio 90
Italia, arrivederci presto e a risentirci. Adesso facciamo quando una breve... potete, vi passo la linea. Grazie di tutto e buon lavoro. Grazie. Altrettanto, grazie a te. Noi adesso saluto Manina, e adesso breve pausa e poi ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, eccoci di nuovo insieme, ancora Sanremo, stasera come sapete ci aspettano i duetti e le cover, ieri è stata una serata importantissima, ha visto il successo di Angelina Mango, ma per le ultime ci colleghiamo con la nostra inviata davanti all'Ariston, Barbara Di Palma, vai Barbara! Buongiorno, c'è tantissimo fermento qui a Sanremo. Miki, buongiorno, ma noi lo facevamo molto più tardi. Però Barbara, intanto complimenti per esserti alzata così presto, malgrado il fatto che facciate le 4 del mattino lì per, con Amadeus e compagni. Senti Barbara, devi salutarmi come mi hai sempre salutato, fallo. Non vedevo l'ora, aspetta che preparo la voce. Pronti? Ciao Michele, eccoci, siamo pronti davanti al Teatro Ariston per raccontarti tutto quello che accade nella città dei fiori. Brava. E sono insieme alla bellissima, straordinaria, fotonica Giovanna Civitillo. E là, complimenti, ma è stupenda, hai fatto veramente un'entrata alla grandissima. Adesso però bando alle ciance e raccontaci un po' quali sono le tue impressioni su questo festival. Allora, io in questi giorni ho seguito proprio il backstage alla Porta Carraia, no? All'ingresso degli artisti, dove poi un po' lì respiri le tensioni, le emozioni, però vedi anche l'atteggiamento reale un po' dei cantanti in gara. Devo dirti che è incredibile che è, l'artista incredibile che è, lo sappiamo tutti, tu forse lo sai meglio di me, però pensando anche all'Eurovision, mi piacerebbe che vincesse Annalisa, intanto perché ha avuto un anno straordinario, ha avuto un'escalation musicale incredibile. Io c'ero l'anno in cui ha debuttato a Sanremo, l'anno di Scintilla era il 2013, e lei ha fatto veramente, cioè è diventata una pop star. Secondo me lei è la nostra pop star italiana. Bene. E non l'ho mai vinto questo Sanremo, se lo meriterebbe. Bene, benissimo, grazie a Barbara Di Palma. Naturalmente insieme con te ringraziamo i colleghi della Vita in Diretta e della Rai che hanno consentito questo collegamento con una giornalista bravissima che come avrà dormito 2 ore scarse stanotte. Michele, lo vedi il letto dietro? Lo vedo, vedo che sei sdraiata, lo non lo volevo dietro. Dire, ma insomma l'ho capito. Ma, no, ma lo sai, siamo sempre stati verità, sincerità per il pubblico. Lo so. Tanto la voce si sente. È vero. Fammelo dire. Ciao Michele. Ciao Barbara, complimenti, buon lavoro, grazie alla Vita in Diretta, grazie alla Rai, naturalmente per questo. Breve pausa e poi ci occuperemo d'altro. State con noi, buongiorno Sicilia. Buongiorno Sicilia, siamo in collegamento con Yolanda Riolo, che è presidente della Finanziaria per lo Sviluppo della Sicilia. Vogliamo parlare di mutui e contributi per l'acquisto della prima casa. Buongiorno e benvenuta. La Regione Siciliana ha stanziato dei fondi da destinare alle famiglie come contributo all'acquisto della prima casa, intervenendo sulle rate del mutuo. Le domande potranno partire già da questo mese. Chiediamo a Yolanda Riolo un po' di chiarimenti per il mutuo fisso o quello variabile. Buongiorno, allora intanto mutuo variabile prima casa, se questa è la domanda specifica. Certo. Poi ci sono ovviamente tanti filtri, per cui il più importante sicuramente è il reddito, quindi l'ISEE al di sotto dei 30.000 euro. Reddito al di sotto dei 30.000 euro.
Isee, deve essere questo. E naturalmente per famiglie residenti in Sicilia, immagino, non sbaglio, no? Assolutamente, perché questa misura proviene da una norma che è stata approvata dal Parlamento siciliano su proposta del governo siciliano e riguarda ovviamente i residenti in Sicilia. Peraltro sembrerebbe che siamo l'unica regione in Italia che ha pensato ai problemi che sono piombati sulle famiglie a causa dell'inflazione che c'è stata soprattutto negli ultimi due anni in Italia e in Europa. Come no, certo, importantissimo, e non a caso vogliamo adesso cercare di chiarire un po' tutti i particolari. Forse l'abbiamo già detto, prima casa ovviamente, devo immaginare. No? Mutuo variabile, prima casa. Mutuo variabile. Anche con doppio intestatario. Ah, cioè spieghiamo questo per favore, così lo capiamo bene anche. Allora, questo contributo, che è un contributo a fondo perduto, che interessa 1.500 euro massimo di contributo per anno, quindi diciamo permette ad una famiglia di recuperare 3.000 euro quando c'è un unico intestatario. Se invece questo mutuo prima casa fosse intestato a due persone, per esempio il marito e la moglie, facciamo un esempio, addirittura si può arrivare per un totale di due anni a recuperare una somma doppia, cioè di 6.000 euro. Ah, però, questo è importantissimo, sì. È una precisazione importante. E per quanto riguarda gli interessi, tutte queste cose che sono continuamente in movimento, ci sono particolari che dobbiamo sapere, no? Per esempio? Sì, ovviamente parliamo di tasso variabile perché sono quelle famiglie che sono state colpite appunto da questa impennata inflazionistica che forse nessuno di noi, né imprenditori né famiglie, poteva aspettarsi, perché era da anni che vivevamo, diciamo, con una certa tranquillità dal punto di vista del tasso. Quindi molte famiglie hanno scelto il tasso variabile per il mutuo prima casa e poi si sono ritrovate in una situazione grave, drammatica a volte, così come le imprese. Però in questo caso noi siamo accanto alle famiglie, cioè la Regione Sicilia ha pensato di creare un modo di ristabilizzare la capacità di acquisto all'interno della famiglia, dando questo contributo. Bene, e il limite dei contributi è un anno, due anni, quanto tempo? Due anni soltanto, 2022-2023, 1.500 euro l'anno nel caso di unico intestatario, ma si può, ripeto, arrivare anche a 3.000 euro nel caso di sì. Doppia intestazione. Ancora un paio di curiosità, poi lo lasciamo libero al suo lavoro. Si può cominciare a chiederlo a partire dal... Già da ieri, alle 10 è partita questa piattaforma, ma non è un click day, quindi c'è ancora tempo fino al 29 febbraio alle ore 17. Quindi penso che ci sia tempo. Sì. Sì, si può andare, credo, al CAF per farsi dare appunto una certificazione del proprio ISEE, per esempio. Bisogna avere lo SPID, ovviamente. E poi la documentazione della banca dalla quale emerge appunto questo caro interessi, che è quello che interessa a noi, diciamo, per poter sopperire. Ecco, ma tutta questa documentazione poi va consegnata online o per... Va inserita nella piattaforma. Il nostro sito è molto semplice, incentivisicilia.irfis.it. comunque, diciamo, se si va su irfis.it si trova la finestra Incentivi Sicilia. Incentivi Sicilia, e questo sì. È il sito, da lì si parte, no? Bisogna sì, digitare. Se voi andate su irfis.it e incentivisicilia.irfis.it, però diciamo andando su irfis.it si trova molto chiaramente la finestra dedicata al caro mutuo. L'ideale è andare prima su irfis.it. Irfis, ricordiamolo bene, IRFIS, Irfis. È la banca della Regione Sicilia. I siciliani non devono mai dimenticarlo questo.
Beh, certo, è molto importante, ha ragione lei. Grazie a Yolanda Riolo per queste preziosissime informazioni che ci ha dato. Fatevi sotto se avete i requisiti giusti, perché c'è ancora tempo, ma non c'è tempo tantissimo, fino a tutto questo mese, per i contributi per l'acquisto della prima casa, naturalmente mutuo a tasso variabile. State con noi adesso ancora, buongiorno Sicilia. Quest'anno l'influenza ha colpito molti di noi, vero? Ma non temete, abbiamo un rimedio per voi per l'anno prossimo o per chiunque lo stia affrontando in questo momento. Tradizionalmente i contadini hanno sempre fatto ricorso a tisane calde ottenute dall'infusione di fiori di sambuco. Dopo solo pochi giorni, grazie a questa bevanda benefica, erano già in forze e pronti a tornare nei campi per riprendere il duro lavoro. Sapete qual è uno dei verbi più brevi che esistono in lingua inglese? Sto parlando della parola go, che significa andare. Altri esempi sono il verbo essere e fare, rispettivamente be e do. Il modo di dire non c'è trip per gatti significa che non c'è niente da fare o da mangiare, che la situazione è disperata o miserabile. L'origine di questa espressione è incerta, ma si ritiene che derivi dal fatto che la trippa era considerata un alimento povero e scadente che veniva dato ai gatti solo quando non c'era altro disponibile. Quindi se non c'era nemmeno la trippa per i gatti, significava che non c'era proprio niente. Buongiorno Sicilia! Buongiorno Sicilia, ospita due dei protagonisti di un musical che sta per arrivare al Teatro Ambasciatori di Catania, sono Andrea Puglisi e Mario Libertini. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Ragazzi. Loro sono i protagonisti, oltre che i produttori, performer di questo spettacolo. Se voi lo guardate e lo vedete, è Hamilton, Alexander Hamilton. Non è un personaggio molto noto per noi italiani. Chi era Hamilton? È dietro una meravigliosa storia, un musical che proviene da lontano, da Broadway, che abbiamo deciso di portare qui per la prima volta in Italia, a Catania, evidentemente. È un personaggio meraviglioso, uno dei padri della rivoluzione americana, della guerra di indipendenza americana. È un musical che però parla di Alexander Hamilton e di tutti i personaggi che vivono attorno alla vita della rivoluzione americana e dell'indipendenza americana, e quindi di conseguenza di Alexander Hamilton. Lo fa però in maniera modernissima. E lei, Andrea, che ruolo ha? Lei è Hamilton? Io sono proprio Alexander Hamilton. Ah, ce l'abbiamo qua. Ma è vero che lei è nei dollari da $10? Ah, sì. Voi sì, prendete sì, un biglietto quando andate in America, voi che frequentate gli States. Trovate me. Trovate Alexander Hamilton. Sì, lo fa però in maniera modernissima, racconta della vita di questi personaggi in una maniera estremamente moderna, con delle sonorità rap, hip hop, contemporanee, quindi molto, davvero molto attraenti e trasversali. E invece in un certo Mario senso. Libertini, sì, è il vicepresidente. Beh, diciamo ad onorem in questo momento. L'associazione culturale con cui svolgiamo queste attività è composta da più di 20 under 30. Abbiamo ruoli sicuramente trasversali, perché gestiamo la compagnia tutti in modo altamente democratico. Io, oltre a occuparmi di marketing, di comunicazione e di produzione, poi mi occupo anche effettivamente di recitare, perché sono anch'io parte del cast. Tra l'altro i nostri personaggi sono antagonisti, vuole proprio essere questo il caso, per cui ci divertiamo perché, anche su perché questo. Perché lei è Aaron Burr. Burr, che sì. poi diventerà vicepresidente, mi pare. Sarà vicepresidente americano e poi passerà alla storia per aver ammazzato in un duello proprio Alexander Hamilton. Ecco, ricordiamo che siamo un po' in là nel tempo, siamo intorno alla metà della 1700, inizi del 1800. Lo spettacolo è, vediamo se sbaglio, 12, 13, 19 e 20 aprile. Correttissimo. Al Teatro Ambasciatori di Catania, ed è un musical, quindi ha tutte le caratteristiche di uno spettacolo come quelli, insomma, i musical americani. Assolutamente, noi il prodotto è proprio un prodotto di Broadway, noi proviamo a portare una piccola Broadway sotto il vulcano, che e bello. Il musical è davvero un esperimento sensazionale nel mondo, vincitore di tantissimi premi, 11 Tony Awards, è a Broadway tutt'oggi dal 2015 ininterrottamente. Noi proviamo a portarlo a Catania in un modo molto innovativo, particolare, con la lingua inglese, con le canzoni in lingua inglese, con alcuni intermezzi in recitar cantare
cantando in italiano, quindi cerchiamo di recitare a tempo di musica per favorire evidentemente anche la comprensione di un pubblico, insomma uno spettacolo adatto a tutti. E che tipo di musica c'è? Hip hop, rap? Hip hop, rap, ci sono anche contaminazioni jazz e swing. In realtà l'idea che sta alla base di Hamilton è proprio quella di rappresentare la cultura, da un lato dalla cultura underground, in generale la cultura dal 2000 in poi a livello musicale che si è sviluppata negli Stati Uniti, fondendola però con un tema che è quello della nascita degli Stati Uniti. Quindi si mischiano appunto storia da un lato, ma contemporaneità che viene poi a svolgersi in scena non solo tramite la musicalità e le sonorità, ma anche tramite quella che è l'attitude dei personaggi, cioè il modo in cui stanno in scena, il modo in cui si comportano. Cioè il siparietto più bello è sicuramente quello di vedere appunto questi personaggi storici che poi dialogano come se fossero dei teenager, ecco, della nuova generazione. Quindi siamo nell'epoca della rivoluzione americana, sì, della nascita della prima banca. Come oltre perché è un prodotto di Broadway, quindi di sicuro successo, perché Hamilton? Beh, in realtà la ragione è molto più sentimentale. Noi siamo innamorati di questo prodotto, lo siamo da anni e abbiamo tanto studiato, tanto immaginato per poter riuscire a portarlo in scena. Una sera diciamo siamo andati a vederlo a Londra, però a West End, perché c'è anche la versione europea, siamo andati a vederlo a Londra, siamo usciti dal teatro dicendo non lo faremo mai. Siamo arrivati a Catania, siamo chiusi in una stanza, ci siamo messi a scrivere. Mi sembrava troppo difficile. Non solo troppo difficile, un prodotto difficile da portare qui, che forse era la prima, diciamo, sensazione anche da produzione, immaginavamo. E che come prima... ci siete riusciti invece a realizzarlo? Ma come devo dire, tutte le cose che abbiamo fatto finora, per fortuna dentro questa realtà, immaginandola, sognandola, non è retorica nel nostro caso, perché parliamo di una realtà che si è formata quando avevamo 20 anni a testa, oggi abbiamo già 6 anni di esperienza alle spalle. Ogni volta, per tutti e tre i progetti, questo è il terzo grande progetto che abbiamo portato al Teatro Ambasciatori, è successo esattamente questo. Ci siamo visti una sera, come si possono vedere tanti amici, per mangiare una pizza, da lì, sognando, immaginando lo spettacolo, scriviamo il copione e da lì nasce tutto. Beh, però non è così, siete professionisti, esperti, siete anche produttori, performer, quindi siete gente del ramo che sa come si muove. Per quello lasciamo infatti al pubblico la testimonianza. Giusto, certo, così. Poi, questo a partire da metà aprile, dal 12 aprile al Teatro Ambasciatori, attira i giovani, attira il pubblico che conosce un po' la storia degli Stati Uniti? Attira davvero tutti, direi, perché attira i giovani che non conoscono assolutamente né la storia degli Stati Uniti né questo prodotto, per le sue sonorità, per la comunicazione che stiamo cercando anche di portare a Catania per immaginare uno spettacolo di questo tipo. Faccio un esempio: in questi giorni siamo stati per esempio dentro la metropolitana con tanti diciamo cartelloni pubblicitari, ci esibiremo probabilmente proprio dentro la metropolitana, insomma che tante bello. Cose che possono in qualche modo, ecco, far capire che lo spettacolo deve scendere in città prima ancora che arrivare a teatro, in modo da coinvolgere il target più alto possibile, ampio possibile di pubblico, non soltanto numericamente ma anche proprio come età, come genere. E anche per far gustare, come dire, la politica in modo diverso da quella che solitamente, certo, come dire, annusiamo noi tutti i giorni, giusto? È proprio questo il bello, nel senso che poi alla fine lo spettatore viene immerso senza rendersene conto in un prodotto che a livello didattico è particolarmente approfondito, perché la storia che viene raccontata è esattamente quella. Tra l'altro alcune cronache, anzi la maggior parte, derivano dalla moglie di Alexander Hamilton, che lasciò tantissimi scritti sulla sua vita e che tutt'oggi negli Stati Uniti non è appunto una biografia particolarmente conosciuta, proprio negli Stati nemmeno Uniti lì. Nemmeno lì. E invece noi la conosceremo con Andrea Puglisi, Mario Libertini, che ringraziamo per essere stati con noi e che ritroveremo il 12, il 13, il 19 e il 20 aprile al Teatro Ambasciatori di Catania con Alexander, loro dicono Hamilton, è vero? Hamilton. Hamilton, Alexander Hamilton, se vuoi fare un americano, Alexander Hamilton a Catania, complimenti, in bocca al lupo naturalmente. Grazie. E adesso continua, buongiorno Sicilia. Buon weekend!
Oggi vi proponiamo alcuni eventi imperdibili per questo fine settimana. Prendete nota per non farvi sfuggire nulla. Arriva il periodo più festoso, mascherato e colorato dell'anno, tanto amato dai bambini. E arriva in via Generale Magliocco a Palermo con Love Pop Market Carnival in Love, una fiera dedicata all'artigianato siciliano e ai festeggiamenti del carnevale, in vista anche della ricorrenza particolare, poi anche il giorno di San Valentino. Da giovedì 8 febbraio fino a domenica 18, stand aperti dalla domenica al venerdì, dalle 10 alle 20, sabato dalle 10 a mezzanotte. 20 gli spazi espositivi tra oggetti in legno, oggetti in lavanda e in pietra lavica, ceramiche dipinte, oggettistica in ulivo ma anche borse artigianali e un photobooth dedicato agli innamorati. Festeggia 20 anni nel 2024 il mercatino a Fera Bio e lo fa sdoppiandosi con un doppio appuntamento. La seconda e la quarta domenica di ogni mese al Parco Madre Teresa di Calcutta. Dalle 8.30 i produttori agricoli bio e slow food danno il benvenuto aprendo il loro stand e mettendo in bella mostra cibi bio, buoni, puliti e giusti. Spazio anche al baratto, ad attività come lo yoga, intrattenimento e laboratori per i più piccoli e per la musica. Un altro grande appuntamento musicale per la stagione dell'Orchestra Sinfonica Siciliana a Palermo. Venerdì 9 febbraio alle 21, con replica nel pomeriggio di sabato 10 febbraio alle 15.30, al Politeama Garibaldi di Palermo, Georgios Balasninos dirige l'Orchestra Sinfonica Siciliana sulle note dei compositori più celebri del Novecento del modernismo italiano. Il direttore svizzero di origine greca, Georgios Balasninos, è stato nominato nuovo direttore principale dell'Orchestra del Teatro SNE di Bozen in Germania nella stagione 2023-2024. Si intitola Liberty City, il tour cittadino a cura dell'Associazione Guide Turistiche di Catania, durante il quale viene raccontata la Catania dei primi decenni del XX secolo, attraverso le nuove ambizioni architettoniche. Lungo i viali, domenica 11 febbraio, dalle 9.30, si scopre l'estetica di una città in espansione, travolta dalla storia. Una città che aspira al moderno, pur restando sedotta dalle linee morbide dello stile liberty eclettico. E anche per questo fine settimana vi ho dato modo di avere un'idea su cosa fare durante la weekend. A venerdì prossimo! Beh, buon weekend davvero, tantissime proposte, avete tantissime cose da fare, non prima di avere consultato le stelle con il nostro Marco Amato. Marco, ci sei? Buongiorno Michele, buongiorno Angelo, buongiorno Siciliano. Oggi un look sanremese proprio il tuo, eh? Volevo il 7.5 di Tatiana, quindi ce l'ho messa tutta oggi. Bisogna che ti dà anche di più, eh? Meriti sì, anche di più. Lo spero. Allora, non so se avete visto nella top 5 delle belle novità, ma complimenti alla nostra Angelina. Allora, vi ricordo che hanno troneggiato in questo Sanremo i segni di terra e di fuoco, in particolare il segno della Vergine e l'Eleone. Per cui faccio un azzardatissimo pronostico per questa kermesse. Viva la Bertè, viva Angelina, viva la bellissima Annalisa, in bocca al lupo a tutti. Un pronostico un po' più speciale lo faccio per i segni di fuoco. Ottima anche distribuzione per tutti gli altri, però l'astrologo più da questa parte del mondo, quindi in bocca al lupo a tutti. Questo weekend è un weekend da luna in acquario, una luna nuova che più nuova di così non si può, proprio perché la luna nuova intende rinascita. In acquario, segno del nuovo, dell'anticonformismo, e beh, aspettate un weekend per tutti i segni zodiacali assolutamente pieno di sorprese, novità e anticonformismo. Benissimo Gemelli, Bilancia acquario, quindi anche Ariete e Sagittario, un po' meno il Leone che è un po' tutto in opposizione, per adesso il Leone è un po' in gabbia, mentre invece di terra stanno a guardare con curiosità in particolare Vergine e Capricorno, che sono molto indaffarati sul pezzo. I curiosi segni d'acqua invece diventano più sornioni e divertenti, ironico è lo Scorpione, mentre invece i Pesci recupera su tutta una serie di faccende pratiche e sentimentali un po' più dinoccolato il Cancro, che si distrae in un weekend pieno di novità. Ragazzi, buon weekend e buongiorno Sicilia. Grazie, buon weekend a te, complimenti per questo.
quella giacca, magari me la presti poi uno di questi giorni, che mi piace veramente. Assolutamente, il mio portafoglio a tua disposizione, Michele. Grazie, perfetto. Grazie Marco Amato, grazie a tutti voi per essere stati con noi. Ci rivediamo lunedì 12. Buongiorno Sicilia, buon weekend. Buongiorno.